Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Francesco, conosciuto sui social come GinCheck e sono qui con... Sono Simone, conosciuto come The Taste Hunter. Insieme affronteremo 10 curiosità legate al mondo del gin. Seconda curiosità legata al mondo del gin. Qui davanti a noi abbiamo un London Dry Gin che per tanti... London Dry Gin vuol dire Inghilterra, vuol dire Londra, ma è vero o non è Ma vero? niente di più falso. Innanzitutto dobbiamo capire una cosa fondamentale. Il gin, come qualunque altra matrice alcolica o non, è semplicemente una macrofamiglia. Dire gin è come dire vino, e quindi possiamo aspettarci e trovare cose davvero molto differenti. All'interno di questa macrofamiglia abbiamo alcuni stili, alcune famiglie, e il London Dry è una di queste. Ogni parola che distingue un tipo di gin sottintende anche però determinate caratteristiche. Perché London Dry Gin? Semplicemente perché nasce a Londra. Londra e sobborghi. Non è il primo gin britannico, è il secondo nell'evoluzione del gin. Il primo fu l'Old Tom, e l'Old Tom era con un'importante aggiunta di zuccheri, spesso e volentieri anche per mascherare, come dire, tante magagne produttive. Arriva una versione senza zucchero, quindi secca, quindi dry, e nasce a Londra. Non abbiamo un vero e proprio padre putativo, ma c'è lo zampino di Eimer, c'è lo zampino di Tanqueray, c'è lo zampino di Gordon, quindi tutti i nomi storici e diffusi della distillazione britannica. Grande successo e diventa anche il prodotto gin dell'upper class, proprio perché si distingueva dal diffuso Old Tom della gin crazy del popolo. Il termine London però rimane solo stilisticamente parlando, quindi non è mai stato collegato con un territorio, non è una DOP, non è un IGP, non è il nostro prosciutto di Parma, ma è semplicemente dare attraverso una parola, una definizione, i canoni dello stile. Cos'è un London Dry Gin? È innanzitutto un distiller gin, ricordiamo, aperta parentesona, che abbiamo due macrofamiglie, i gin distillati, fra cui troviamo anche il nostro London Dry, e i gin macerati o per infusione, tutto il mondo dei compound e dei bad tube. Il London Dry è un distiller gin, quindi le nostre botaniche non possono essere messe in macerazione, semplicemente nell'alcol, ma vengono messi o nel nostro alambicco insieme all'alcol prima di essere distillato nuovamente, e a una micro macerazione da 0 a massimo 24 ore, non settimane o mesi come un macerato vero e proprio, oppure vengono messi semplicemente nella nostra colonna, la nostra cappa dell'alambicco, dove passerà la colonna di vapore. E i vapori alcolici della distillazione prenderanno, ruberanno, si caricheranno degli aromi delle botaniche che abbiamo messo dentro all'interno in un cestello. È secco, sempre 37,5, distillato, ma una cosa fondamentale che vi servirà anche per poterlo scegliere, assaggiare e giudicare, a differenza degli altri gin, dove è necessaria la presenza del ginepro, in quantità da una coccola a tutto, nel London Dry, un vero London Dry deve darti un 51%, un 50 più 1, chiamatela come volete, di comparto aromatico legato al ginepro. Il ginepro è la botanica, è l'aroma, è la spezia primaria nel London Dry. Oltre a questo, le altre botaniche devono essere obbligatoriamente solo botaniche vegetali. Quindi il gin al gorgonzola London Dry non puoi farlo, non puoi portare null'altro che sia se non vegetale. Storicamente era sempre base cereali, oggi si riesce a avere anche prodotti che hanno come base prodotti diversi e quindi con note primarie e secondarie aromatiche differenti. Discordiamoci i vecchi gin secchi, giusto? Scordiamoci i vecchi gin secchi e anche i vecchi gin fin troppo dritti. Non c'è un limite alle botaniche neanche nel London Dry. Anche la leggenda metropolitana delle sette botaniche è semplicemente una consuetudine che c'era all'epoca a Londra, ma non ha nessun limite, non è vincolante. Possiamo trovare dei prodotti abbastanza dritti, sì, perché il ginepro comunque è il 51%, ma interessanti, larghi, divertenti, anche in un London Dry, anche se è secco.
Vi aspettiamo nel prossimo video dove affronteremo la terza curiosità legata al mondo del gin. Keep in touch. Vi aspettiamo ovviamente nei commenti. E fateci sapere se avete curiosità, domande sul gin e sul mondo del gin alle quali cercheremo di rispondere.